e benvenuti in questo nuovissimo video. Ecco, oggi siamo qua su Life is Strange. Allora, scusate, vi devo dire due cose prima di tutto di iniziare il video. Scusate se non ho fatto più Life is Strange, ma ora vi spiego il motivo. Praticamente io ho registrato il video, infatti adesso era, cioè, dovevamo uscire appunto dal garage di David, o comunque della casa di Chloe. Sì, come dici tu. Purtroppo, però, praticamente non so, si è cancellato il video, eccetera. Comunque, ora vi spiego cosa è successo. Siamo, appunto, Max è uscito dal garage. Abbiamo detto, cioè, insomma, stavamo parlando con Chloe, che comunque abbiamo scoperto un po' di cose. E poi è tornato David, che ci ha visti, ha detto, con questo completo di Chloe, sì, scusate, di Rachel, e ha detto, ti diverti a travestirti da Rachel? Va bene, e comunque la madre di Chloe comincia a dire un po' di cose, dice, lasciala stare, Max non c'entra niente. Cominciano a litigare. Stop it. Cominciano a litigare. Good to know Frank has a knife lying around. E praticamente anche noi ovviamente ci mettiamo dalla parte di Chloe e della madre, perché, e poi praticamente noi che siamo Max ci sfoghiamo dicendo: e tu non ti vergogni di controllare con delle videocamere la propria casa, o comunque di stalkerare degli studenti? Allora, la madre di Chloe ci rimane un attimino, dice: cosa? Cosa stai dicendo? Cioè, non è possibile. Però, ovviamente, cioè, noi siamo testimoni di quello che appunto c'è lì dentro. E quindi praticamente la madre di Chloe caccia fuori dalla casa David. Mi dispiace che non avete potuto vederlo, però purtroppo non sono riuscita a tornare indietro nel gioco, se no dovevo rifarmi tutto il gioco e sarebbe stato un casino. Allora ho detto vabbè. Comunque questo è quello che è successo, lo so, sarebbe stata una cosa epica, però vabbè, so cosa è successo. Mi spiace tanto perché è stata veramente bellissima, cioè epica, epica come cosa, epica. Allora, ok, qui non possiamo parlare con lei. Beh, qui c'è una wifi, in stereo wifi, no, non c'è. Fiamma ossidrica. That's a pretty extreme lighter. Infatti, direi, c'era scritto prescrizione. Are these for Frank or is he selling them? Or both? Too bad I don't have my Frank Bowers decoder ring. Qui possiamo aprire una cosa. Okay, this vent is loose. I need something to pry it open. Ok. Ora Maybe troviamo Frank's qualcosa stash. per aprirla. No more secrets. Infatti, cioè, vabbè, comunque praticamente ovviamente Max, diciamo, ha trovato tutta I could pry this window open with the right una tool. serie di cose cioè, per riuscire a prendere la chiave di Frank, vabbè, capito. Ah, il coltello, c'hai ragione. This is almost as good as a set of keys. Allora, prima apriamo questo. My blade will open any portal. Un libretto, raga. Veramente niente più segreti, eh. Non avrà nessun segreto con Oh noi, man, Rachel and Frank's dog. oh mamma mia, raga. I don't know if I should be touched or disturbed. Frankie B, spero che questa sia la prima cosa che leggi stamattina. Mi dispiace perché ieri sera sono stata una mostruosa e me la sono presa con te ed il povero Pompidou. Stanno succedendo un sacco di cose nella mia vita e qualche volta mi sento come se non potrò mai andare via da Arcadia Bay. Grazie a Dio che ci sei tu. Sei la cosa migliore che ho qui e sorrido quando penso a noi insieme. Andiamocene da qui per amore, per sempre e basta. Ti amerò per sempre, cuore, Rachel. Ok, quindi sono I'm tutti glad Rachel got to insieme. drive this beast. She looks genuinely happy.
Rachel really did hang out with Frank. I'm learning more about Rachel than I want to know. Infatti non vorrei. Trouble in paradise. Frank, quello che hai fatto non è stato bello. E non dare la colpa alle droghe. Mi hai veramente spaventato e ho pensato che non ti saresti più calmato. Non ti ho mai visto comportarti così. La prossima volta sarà l'ultima. Sono un leone e non ci guardiamo indietro. Ci tengo a te, a noi. Quindi credo che abbiamo bisogno di spezzare la nostra routine. Un bacio, Rachel. Quindi credo che questa sia la... cioè, sia la piccola cosina che appunto ha fatto lasciare il loro due. Non la possiamo... aspetta. Ora posso aprirla? Ah no, vabbè, niente. Cioè, ma quindi qua è aperto, però... ok. Beh, almeno sembra che non si accorge di niente, no? Ok, allora diciamola a Chloe. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years, my mother gloms on a stepfucker. Now Rachel betrays me. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit! Who hasn't? Fuck everybody! Chloe! Ok, sono successe un paio di cose e Chloe a quanto pare si è abbastanza arrabbiata. You can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. It's so not fair. I gotta blame somebody, otherwise it's all my fault. Fuck that. Non è colpa di nessuno. It's just life. Shit happens. It's nobody's fault. Blah blah blah, as Mr. Jefferson would say. And Kate Marsh. Yes, Kate Marsh killed herself. She's dead. Such sad, okay? That doesn't make me feel better about my fucked up life, get it? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Chloe. Ma mica l'ha fatto apposta. Appunto. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. Si vede, dobbiamo dire. But look at everything that's happened the past week. Your life has changed mine, and that's not shit. I'd really love to believe that. I'd like to believe in something after what's happened. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me, and Rachel needs you. Infatti, ha ragione. Noi la stiamo aiutando per ritrovare Rachel. Quindi, siamo tornati alla scuola, yeah! Non ci vuole degnare di un ciao, vabbè. Credo che Max sia un po' triste per il fatto che Chloe oggi si è rimasta molto molto male per tutto, devo dire. Cosa? Oh, raghi! Oh my god! What is
happening now? No, raga, mi stava tremando tutto il controller. No, raga, secondo me al suo potere gli sta succedendo qualcosa di stranissimo. Guardate la foto. Secondo me si sta sentendo male Max. Usa LR per focalizzare la foto. Raga, cosa stiamo facendo? Raga, che è successo? Raga, che è successo? Oh merda. Oddio. No! Someday Dad will get one of them newfangled computers. Cioè no, raga! The flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Ma che siamo tornati nel passato? Oh, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just yeah, I'm fine. Okay. Come eravamo carine. Thumbs up or thumbs down. Oddio. No, che strano, yeah, raga. Just allow this one into the family album. No. Siamo William is here. Appunto. Chloe is just a kid. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France they call them. E come facciamo? Inside my 13-year-old self. How? Magari però, raga. Do you remember how many eggs? I love William like he was in my own family. No, posso fare una foto? Anche perché è questa la fotocamera che abbiamo noi, perché ce l'ha data Chloe, quindi. Just make me look young. Cioè, mi sembrare giovane a caso. Ok. No. È anche una cosa importante, perché Chloe is just so damn happy and carefree. And this is the last time unless I change it. Camille, disegna, perché? Beh, disegniamo, ti devo dire. So perché stiamo disegnando su un camino. Obvious, but it will have to do. La di neve. Quando serve. Hey honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. Ah, perché che ore sono? Scusa. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. I have to stop William from taking his car today. E dove ce l'ha le chiavi? Per non prenderla. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Possiamo parlargli e dire scusa, dobbiamo trovare prima di lui. Dove sono ste chiavi? Aha. You can't hide. Sto il cappello? No. Mai te perdo! Magari avessi scoperto il suo potere. Cioè, così. No, aspetta, prima ridisegniamo. Scusa, abbiamo disegnato, ridisegniamo. Fermo di sono. Ok, prendiamo le chiavi. So. Cavoletti. Perfetto. Hello. Hey, honey. Just making a fabulous break. Le possiamo buttare? Sì, buttare le chiavi. Ok, non le troverò mai. Aha. Ok, forse sta succedendo qualcosa, quindi. I know I had those keys right here. I know it. E vai. Cioè, forse ce l'abbiamo fatta, raga. You, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. Ecco, Max intelligente. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and vedi. And it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Anche perché non gli potrebbe dire attenzione che muori perché vengo dal futuro, cioè. Feel okay? I am awesome. We are awesome. Quello l'abbiamo salvato William, credo. O
quindi niente più morti del padre. Esatto. E altri momenti belli con il padre. Lei che è triste non c'è più perché il padre c'è. Ovviamente la madre non si sposa con un altro perché rimane con William. Ovviamente. Ok, lei che non vuole cercare di uccidere David. Ok. Ah, gli regala la macchina. Giù, c'ha ragione. Quindi credo a 18 anni gli regala la macchina o 16, non lo so. Quando si prende la patente, credo 16 anni. Vabbè, dettagli. Quindi abbiamo rallegrato la vita di Chloe che si arrabbiava con noi, ok? Siamo tornati Max. Perché siamo questi tizi? Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me Perché siamo Max. Cold every day, but it's Never, like steady Maxine. So diet that's why she was laughing so hard. I know, sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Do you want to go hit the girls' potty and smoke them peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. Quindi lei non sa neanche il perché adesso sta con queste. Shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Come? Ma non era quella che voleva stare con. Cioè, un'altra voleva stare con Warren. Anche perché a quanto pare non gli ha detto niente, quindi. This is totally fucked Warren non è up. amico di Max in Where else have you quest'era, changed? diciamo. Chloe. Infatti, dobbiamo andare a vedere Chloe. Quindi ora sta bene, cioè, è felice. Fantastico. David! David! No, raga, David. Ok, sono felice che comunque le cose con Chloe si siano sistemate perché adesso c'è il padre, quindi sta bene. Sì, ma poteva comunque continuare, cioè ora che sta via poteva continuare ad andare insieme a lei, ad andare vicino a lei. Insomma, non doveva secondo me far passare comunque questi 5 anni, anche se a quanto pare lei non sa cosa ha fatto in questi 5 anni e cosa ha fatto per diventare amica di Victoria o di quel gruppo là, non lo sa, non ne ha la più pallida idea. Ok. Veramente strano come posso, cioè, come abbiamo siamo riusciti comunque ad evitare una morte, ma a far cambiare tutto quello che non c'entra assolutamente niente. Perché poi Max con l'amicizia di Chloe, eccetera, non c'entra assolutamente niente. Che è successo? Che sono le balene? Oh mio Dio, raga, le balene, che è quella roba? Oh mamma mia, poverine! Cioè, raga, stiamo rincontrando Chloe dopo 5 anni. Quindi ovviamente anche la sua camera, secondo me, cioè, è diversa da come l'abbiamo vista noi comunque dopo 5 anni nell'altra era passata, futura, cioè, non so, passata, credo. Ok. Quindi rincontriamo William adesso. Mamma mia, sono troppo felice. Max Eccolo! Barfield, taking a break after taking Seattle by storm, huh? Perché in inglese sta roba? We thought we'd never see you Ok, again until you ragazzi, left for the big city. sorry, but No, è inglese. I'd never do that to Chloe. Probabilmente gli Speaking sta of, dicendo che I know comunque she's been è dying lì to per see you. Chloe Hold on. perché la vuole rivedere, appunto. Chloe, you have a visitor. È un visitatore, ok. Non so perché è inglese sta da parte, raga, eh. Cioè, ma che è successo? No.
Raga, perché? Raga, perché adesso sta morendo? Cioè, perché è sulla sedia a rotelle e non so neanche perché è inglese quella parte. Spero che le altre parti non siano inglesi, non mi chiedete il motivo, ma ok. Ok, è finito l'episodio 3, Teoria del Caos. Sono ancora abbastanza sbalordita per il fatto che Chloe è sulla sedia a rotelle. Perché è sulla sedia, voglio... No, non mi interessa, lo voglio sapere. Ok, quindi... Intanto vediamo le cose che abbiamo fatto appunto in questa roba. Sì. No, aspettate, fammi tornare indietro. Mia, ho detto fammi tornare indietro. Ok. Allora, facciamo un attimo un riepilogo di questo terzo cosino. Allora, hai rubato i soldi, non hai rubato i soldi, ok. Poi abbiamo baciato Chloe. Ovviamente, appunto, è purtroppo l'episodio che si è cancellato. Hai appoggiato Chloe invece di David, ma è ovvio. Non hai fatto del male al cane di Frank, perché potevamo fare del male al cane di Frank. Devo tirare un osso, cioè... Chloe ha la pistola di David. E ok. Poi, hai nascosto la verità. Hai controllato Victoria, ma... Vabbè, non è che... Ecco. Se si accorge anche questo, comunque, è tutte le altre cose, cioè, tutto quanto quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Se è accorso in aiuto di Kate. Hai preso la colpa al posto di Chloe, hai incolpato Chloe, sei rimasta nascosta, sei uscita dal nascondiglio per intervenire. Ah, potevamo intervenire, non lo so perché non mi sentivo tanto convinta. Hai detto a Kate di avere delle prove, non hai risposto a Kate, e beh, comunque, se no Chloe ci rimaneva male, scusa. Hai provato a sparare a Frank, ma direi, ma lo potevo anche uccidere. Non hai salvato Kate, raga. Io sto male, per parte mi piange il cuore. Hai colpato Jefferson e beh, poi è finito completamente. Quindi... Ok, raga, si comincia così con il quarto episodio, praticamente. Ok, Darkroom. Ok, vai al menu principale, sì, perché... Nel prossimo episodio cominciamo il quarto, cioè nel prossimo episodio cominciamo il quarto episodio, Darkroom. Ok, che se vi ricordate, ora che penso a questa parola, a queste due parole, Darkroom, io mi ricordo che quando eravamo nell'ufficio del preside con Chloe, abbiamo visto, cioè mi ricordo che Max diceva sempre, aveva letto... Rachel in the dark room, quindi Rachel nella stanza oscura. Quindi credo che nel prossimo episodio, o comunque nel quarto episodio, riusciremo a capire un bel po' di cose, ragazzi, un bel po' di cose. Quindi io direi che possiamo fermarci con questo episodio, lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!